Buongiorno, benvenuti a questo incontro sui temi delle prospettive economiche internazionali nei prossimi anni. Siamo qui con Emilio Rossi, presidente di Econ Partners, società di consulenza in campo economico, e senior advisor di Oxford Economics. Emilio, grazie per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito. Noi oggi parleremo di economia, vogliamo capire quelle che saranno le prospettive economiche dei prossimi, diciamo, 1 o 2 anni alla luce degli eventi importantissimi che si sono verificati, intanto nel 2022 con l'inizio del conflitto, del perdurante conflitto con russo-ucraino, ma anche prima, naturalmente con gli effetti di quei 2 anni di lockdown, di distanziamento sociale, e comunque di crisi sanitaria della pandemia. Non sono state le uniche crisi che ci stanno condizionando in questo momento, non sono le uniche crisi perché naturalmente ci sono tutte le tematiche legate alla transizione energetica, ci sono le tematiche del riscaldamento globale, del cambiamento climatico e ci sono anche le tematiche molto forti di quelle che sono le rarefazioni o comunque le difficoltà di approvvigionamento che hanno cause diverse di molte materie prime, comprese quelle che sono le terre rare, ma soprattutto in questo momento l'energia, il gas e il petrolio con componenti politiche e anche extrapolitiche. Però tutto questo, la domanda è che tutti ci facciamo, avrà un impatto sulla crescita? La risposta naturalmente è sì, avrà un impatto, cresceremo, tutti i paesi cresceranno di meno, ci sarà probabilmente più inflazione, c'è già più inflazione. E ci saranno politiche economiche che dovranno tenerne conto in vari modi. E di tutto questo adesso ne parliamo con Emilio Rossi. Quindi Emilio, nel quadro attuale è credo abbastanza scontato prevedere che la crescita del 2022 e soprattutto del 2023 risentirà di tutto questo. Qual è la tua interpretazione? Dunque, per dare un'interpretazione a quello che sta succedendo in questo momento, occorre fare un attimo un passo indietro, inevitabilmente per capire dove siamo arrivati e perché. Ovviamente, diciamo, i due temi ovvi a cui sono legati gli sviluppi prossimi e anche di medio e lungo termine sono quello che hai già citato tu, la guerra in Ucraina e la pandemia, gli sviluppi della pandemia. Questo la tengo ben presente perché in realtà una serie di effetti che oggi addebitiamo, riduzione della crescita e anche aumento dell'inflazione, sono fenomeni che erano già iniziati prima dello scoppio della guerra, prima dell'invasione in Ucraina da parte della Russia, fenomeni che erano appunto già iniziati e che invece questa guerra ha acuito. Soprattutto per quanto riguarda l'inflazione in maniera molto importante. Quindi, però, va tenuto presente che si era già verso, a prescindere prima ancora della guerra, si stava già andando verso un raffreddamento della crescita e verso una situazione di un certo livello di inflazione. Ovviamente, il fatto che c'è stata questa impennata ulteriore del prezzo, soprattutto del gas, più che del petrolio, ma comunque che poi ha avuto riflessi anche sul costo dell'energia in generale, in particolare dell'elettricità, questo comporta un periodo molto più lungo di inflazione, quindi una necessità anche recente, insomma, da parte delle banche centrali, anche la Banca Centrale Europea, che era stata riluttante. Più della Federal Reserve americana a aumentare i tassi di interesse, e anche la Banca Centrale Europea, appunto, ha deciso nelle ultime sessioni, credo anche oggi abbia dato un ulteriore aumento, un segnale molto forte, insomma, di un aumento di 0,75 punti percentuali al tasso di interesse base, quindi, insomma, muovendosi verso una, come dire, verso una volontà di dare priorità alla problematica dell'inflazione rispetto a quella della crescita. Questo in realtà questo è palese, diciamo, no? C'è un aumento dei tassi di interesse, una stretta della liquidità, una riduzione del quantitative easing e quant'altro, comporteranno evidentemente un'attenzione maggiore all'inflazione che alla crescita. È un po' meno forte rispetto a quello, questo rallentamento sarà, diciamo, questo effetto di trasmissione
della politica monetaria all'economia reale sarà forse un po' più basso di quello che molto si dice in giro, perché in realtà i tassi di interesse comunque, sia quelli europei, sia quelli della Banca Centrale Europea, che quelli della Federal Reserve, in realtà stanno aumentando meno di quanto aumenta l'inflazione. Quindi in un certo senso la politica, non voglio dire che rimanga espansiva, però è in realtà meno restrittiva di quello che apparrebbe, perché appunto c'è questo livello di inflazione che, pur generando dalla problematica energetica, comincia a distribuirsi anche sul resto dell'economia e quindi probabilmente rimarrà presente per qualche trimestre in più rispetto a quello che ci aspettavamo magari anche soltanto a giugno. Questo vogliamo fare dare qualche numero, vale dire quali paesi quanto avrebbero, era previsto che crescessero, diciamo, nei prossimi 12-18 mesi, invece quanto meno cresceranno, cresceremo insomma, a livello sia Italia che vari paesi. Ma, diciamo, allora, intanto il paese che ha avuto un rallentamento maggiore, che quindi anche in previsione ci si aspetta che rifletta questo rallentamento, è la Cina, in realtà, perché pur non avendo sofferto l'inflazione o l'aumento dei prezzi dell'energia nella misura in cui li soffriamo noi in Europa, ha deciso però di combattere o di prendere una strategia molto restrittiva nei confronti di qualsiasi ritorno della pandemia, anche laddove si manifestasse in misura ridotta in varie città, la risposta è stata molto molto forte, per cui ci aspettiamo, a questo punto ci si aspetta una crescita per il 2022-23 per il 2022 intorno al 3-3,5% e del 4%, 4,5% l'anno prossimo, che per la ce l'avessimo metà, che è molto molto più bassa di quella che c'è stata negli ultimi 20 anni, ma anche rispetto a quello che ci si aspettava un anno fa. Quindi la Cina c'ha questo impatto molto forte. C'è da aspettarsi una risposta delle policy, perché abbiamo sempre visto nel passato che a fronte di una riduzione della crescita le autorità cinesi sono sempre state molto pronte a rispondere con politiche fiscali o monetarie espansive, e quindi questo potrebbe alleviare questa riduzione della crescita. Però insomma la sostanza è che c'è un rallentamento, cresce meno, quindi meno domanda internazionale. Esattamente, questo che cosa vuol dire? Un peso molto forte, questo si ribalta anche sugli altri paesi. Parliamo di Europa, anche di Italia. Visto che ci interessa di più l'Europa, che per quest'anno ci aspettiamo una crescita molto bassa, intorno al 2%, 2,5%, qualcosa del genere, che rispetto a quello che ci si aspettava è decisamente minore. Per l'anno ci aspettavamo tra il 4%, intorno al 4,5-4, adesso i numeri esatti non ha neanche l'altro, però gli ordini di grandezza sono questi. E per l'anno prossimo invece veramente la frenata, che significa nella nostra previsione di base crescita zero, intorno a crescita zero, con soprattutto la Germania crescita negativa 0,8%, quindi meno 0,8%, che è il paese che performa nella misura peggiore rispetto agli altri, o tra i paesi peggiori, ma tra i grandi paesi europei è quello che decisamente arretrerà di più. E qui è sempre funzione, ovviamente, tutte queste previsioni che facciamo, anche quella dell'Italia, che intorno anche l'anno prossimo allo 0% come la media europea, ce l'aspettiamo. Sono tutte previsioni, comunque funzione di quanto durerà la guerra, di quanto il periodo inflattivo durerà e quanto le politiche monetarie poi ovviamente dovranno rispondere a questo momento inflattivo dai meccanismi di trasmissione conseguenti. Ti chiedo una cosa, la tua risposta è letteralmente impossibile, ma giusto per avere non orienta. Grazie, non ti giuro. Very welcome, cioè l'inflazione dipende molto da queste fiammate energetiche, ma anche in realtà da una base di rincari sulle materie prime che sono sia quelle chiamiamole tradizionali, quindi ferro, l'acciaio, l'alluminio, il rame o lo zinco, ma anche quelle che sono chiamate soprattutto le terre rare,
litio, il niobio, il neodimio piuttosto che il gallio. Ecco che sono invece quelle più rare e meno disponibili che vanno a finire soprattutto nel high tech, tant'è vero che c'è anche la carenza. Sono fondamentali anche per la transizione energetica. Allora, dando un'occhiata in generale a tutto questo, non si aspettava un calo di questo genere, 2 anni fa non se ne parlava, oggi invece ne siamo tutti totalmente consapevoli. A tuo parere ci sono motivi strutturali perché facciano pensare che anche nei prossimi anni permarrà questo livello di diciamo, crescita dei prezzi con disponibilità non sempre assicurate, oppure ci sono motivi congiunturali che prevalgono e quindi entro un anno o due potremmo ritrovarci in una situazione, diciamo, come quella precedente? Ma io dubito che si possa ritornare alla situazione precedente. Diciamo che però questa situazione in qualche modo rallenta quella che è la transizione energetica nell'immediato, perché la problematica del riscaldamento o comunque dell'utilizzo, la disponibilità soprattutto di gas, di energia in generale, ma soprattutto di gas quest'inverno, è un fenomeno che riguarda soprattutto l'Europa e anche un po' altre aree. Quindi a fronte di questo sarà inevitabile ricorrere a maggiore utilizzo anche di fonti fossili. Quindi dal punto di vista strettamente della transizione energetica ci sarà un rallentamento di questo fenomeno, anche se parzialmente ci sarà anche una spinta verso le fonti rinnovabili, ma la spinta verso le fonti rinnovabili non riguarda necessariamente quest'inverno, per i tempi proprio di implementazione è molto più rapido aumentare l'utilizzo del carbone, per esempio, è una cosa molto più semplice da fare. C'è tutta una serie di provvedimenti che possono essere presi, ma insomma alla fine nella sostanza diciamo che in qualche modo l'utilizzo di fonti fossili sarà maggiore di quello che era previsto precedentemente, e questo comporterà una minore necessità, una minore velocità di utilizzo di queste terre rare piuttosto che di vari altri metalli, cioè si ritorna per un periodo, speriamo quanto più breve possibile, ma insomma quantomeno fino all'estate prossima, ad una situazione che faciliterà anche in qualche modo, e si vedono già gli effetti sul commercio internazionale, la scomparsa di quei fenomeni di strozzature di offerta che si erano verificate per una serie di problematiche sia proprio di offerta fisica ma anche di strozzature nell'ambito del commercio internazionale, la disponibilità nella logistica, eccetera. Esattamente. Quindi, la tua visione è che probabilmente ci sono adesso, siamo a livello di grandi picchi, nello stesso tempo non torneremo a una situazione come quella precedente, sarà qualche cosa, diciamo, che tenderà a ridimensionarsi, ma non totalmente per tornare a una situazione precedente. È così. Sì, direi sì. Ecco, allora un'ultima cosa che forse vale la pena di accennare, se non altro, ed è che in tutta questa situazione, e dopo la situazione, diciamo, quelle politiche molto espansive, che erano già presenti come politiche monetarie, ma che sono state accentuate nel periodo della pandemia, ossia anche quelle fiscali che hanno favorito e cercato di spingere sia la produzione che i consumi, tutto questo ha avuto grandissimi, fortissimi effetti sui livelli di indebitamento paese, quindi debiti sovrani. Non se ne parla proprio, non se ne parla assolutamente. Perché? Perché abbiamo altre gatte da pelare, oppure perché non c'è una vera preoccupazione rispetto ai livelli raggiunti? Faccio un unico esempio, che è quello dell'Italia, insomma, che già era tanto indebitata al 130% del PIL e oggi al 160% o giù di lì. Ecco, perché non se ne parla, per il primo o per il secondo? Il motivo per cui non se ne parla, magari ce lo dovrebbero dire forse più i media, soprattutto quelli italiani. Devo dire che non se ne parla, è vero, ma è soprattutto un fenomeno italiano. Se guardiamo all'estero, la problematica del debito è già in discussione, soprattutto nei circoli decisionali, diciamo, che sono poi alla fine quelli che contano. Si sta già discutendo su come superare la fase di blocco del patto di stabilità e crescita, era poi noto anche come
il trattato di Maastricht, cioè il patto di stabilità e crescita, è stato sospeso per la pandemia e adesso ulteriormente fino alla fine del 2023. Quindi non viene il problema del debito e del deficit, soprattutto in Italia, che siamo un po' così pronti a approfittarcene, non viene sentito come una problematica immediata. In realtà, appunto, nei circoli decisionali, chiamiamoli così, è una problematica ben presente. Si sta discutendo su come riscrivere un patto di stabilità e crescita. Avrà un nome diverso, avrà caratteristiche più o meno simili o più o meno diverse da quello precedente, ma se ne sta discutendo. Il problema del debito è ben presente. Il problema del debito, tu hai giustamente menzionato soprattutto quello sovrano, in realtà c'è un problema del debito anche a livello privato, è da sottovalutare questa problematica, anche se no, per l'Italia è palese che sia, certo. Quello per l'Italia è palese quello del debito sovrano. Quindi, è una situazione che tornerà in auge comunque, non dico verso la fine di quest'anno, ma a primavera se ne comincerà a parlare di nuovo. Anche sì, inevitabilmente, anche, ripeto che stiamo concludendo, ma insomma una toccata e fuga in questa direzione. Noi siamo a pochi giorni dalle elezioni, naturalmente ci potrà essere, ci possono essere molte soluzioni, molte possibili uscite da questa situazione, ma se avremo un governo come quello che si può prevedere oggi allo stato delle cose, delle previsioni, ossia più orientato verso il centrodestra che non verso il centrosinistra, è anche possibile che ci possano essere delle problematiche relative al mantenimento dei finanziamenti europei legati al patto di resilienza e di ripresa. Probabilmente invece, se dovesse esserci una vittoria improbabile verso il centro-sinistra, tutto questo non si porrebbe. Ecco, questo rappresenta un elemento di preoccupazione a livello nostro e a livello tuo, naturalmente, ma anche a livello internazionale. Cioè, in un certo senso è riflesso questo che hai detto, questa preoccupazione è riflessa nello spread, no? In qualche modo lo spread sta risalendo, quindi una media pesata delle aspettative sembrerebbe confermare questa preoccupazione alla quale accenni. Io ritengo che quello che sia fondamentale, quello che rimane fondamentale, è la permanenza dell'Italia nell'euro. E la problematica si può presentare anche a prescindere da quello che possono essere le intenzioni dirette. Si può anche avere un governo che dice di voler rimanere all'interno dell'euro, una coalizione che dice che vuole rimanere all'interno dell'euro, ma che poi crea le premesse affinché questo di fatto diventi molto difficile o addirittura inaccettabile da parte del resto d'Europa. Ecco, quello è la problematica che io adesso non la vedo sicuramente per il 2023, questo tipo di problematica, potrebbe cominciare a essere di nuovo, diciamo, ad essere interessante da studiare, o meno interessante da vivere, nel 2025, 2024, 2025. Sì, lì la questione potrebbe diventare veramente delicata, in funzione di quello che sarà poi la politica fiscale del governo che verrà fuori dalle prossime elezioni. Ecco, no, grazie Emilio. In realtà chi ci ascolta credo che vada possa andare facilmente oltre le tue parole così equilibrate e discrete, perché in realtà non si tratterebbe neanche di una cosa particolarmente interessante, bensì drammatica o anche catastrofica. Vale dire, pensare che ci possa essere un governo che ci porta tendenzialmente fuori dall'euro e dal patto di stabilità e dal contesto internazionale dell'euro e dell'Unione Europea non è una eventualità semplicemente di studio, sarebbe un'eventualità politica, storica, assolutamente drammatica, ma speriamo ovviamente che si tratti solamente adesso di un esercizio intellettuale, non di una timore reale, insomma, che ci debba accompagnare nei prossimi anni. Bene, grazie allora a Emilio Rossi, grazie per chi ci ascolta e diamo appuntamento. Tutto questo verrà discusso ulteriormente nel prossimo futuro. Ricordo che in particolare anche con Emilio Rossi affronteremo queste tematiche nel Festival del Futuro che avremo a Verona tra il 24 e il 26 novembre. Quindi grazie a tutti e a presto. Grazie a te, Enrico.